Vilma Tarantino del CAI di Benevento, diciamo anima, mente del cammino dell'Arcangelo giunto alla quarta edizione. Come nasce questa bellissima esperienza? Questa esperienza nasce da una grande esperienza che ho fatto nel nord della Spagna. Ho fatto il Cammino di Santiago nel 2005. Fu un viaggio molto affascinante, abbiamo visto tante cose, ma quello che era più importante è che nel cammino c'erano dei contenuti di arricchimento, non solo dal punto di vista di bellezze, di attrattive, ma una crescita proprio interiore. E quindi ad un certo punto è stata questa un'esperienza condivisa con tanti, perché tanti vanno sul Cammino di Santiago. Tornando a Benevento mi sono resa conto che noi avevamo altrettanto da offrire. Ho pensato ad un circuito che collegasse Benevento con Monte Sant'Angelo, perché all'interno di questo circuito abbiamo un circuito più piccolo che è Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, e quindi anche in onore al grande santo di Benevento, di Pietrelcina, Padre Pio. Abbiamo cercato di recuperare l'Appia Traiana, che poi è un asse viario antichissimo dei Romani, ancora prima, forse la Minucia. Quindi un collegamento fra queste terre c'era sempre stato, un flusso di pellegrini, di mercanti, di guerrieri, forse anche di briganti, perché no? Certo. Ma sicuramente tanti elementi che potevano raccontare terre in effetti mai raccontate, terre di mezzo, terre chiuse, terre escluse dai grandi flussi turistici, ma altrettanto belle, altrettanto ricche di gioielli, di paesaggi splendidi. E quindi così è nata questa idea. Ci siamo messi, abbiamo cercato dei sentieri, li abbiamo uniti, abbiamo creato questo sentiero unitario che da Benevento porta a Monte Sant'Angelo. Può essere questa un'opportunità per valorizzare, rilanciare, cercare di sviluppare economicamente queste due province del nostro Sud Italia? Secondo me il guadagno deve essere sempre un indotto, cioè io penso che sostanzialmente non si possono fare delle cose semplicemente perché guadagni o perché sviluppi facendo un qualcosa che semmai resta avulso dal contesto. Io penso che questo possa portare gente in queste terre, attraversarle a piedi, comprenderne il senso, cioè l'intimo spirito di queste terre che sono poi segrete, terre mai conosciute direttamente. Che ci sia una ricaduta sull'economia, noi basta pensare a Santiago, 250.000 persone che passano, un indotto enorme. Noi non pensiamo a 250.000, un numero anche molto più piccolo, ma sicuramente può avere una ricaduta economica, senz'altro. Quindi, chi è che fa questo cammino? Questo cammino è per tutti, non è un pellegrinaggio in senso stretto, si fa con animo religioso, si fa per chi vuole in senso storico, in senso culturale, in senso paesaggistico, perché no, in senso sportivo. Non c'è un target definito, chiunque ha voglia di mettersi in gioco mette gli scarponi e si fa 200 km per conoscere terre altrimenti impossibile da visitare. Benissimo. Grazie.